Ciao a tutti, siamo arrivati adesso al momento finale di questo magnifico incontro. Abbiamo qui il piacere di essere con Vincenzo Manco, il presidente della WISP, e Fiona May, che penso non abbia bisogno di ulteriori informazioni. Due ori mondiali, due argenti olimpici. Cominciamo subito, grazie mille signor Manco. Innanzitutto, prima domanda, quali sono i problemi più gravi a livello regolamentare che in questo momento limitano il tesseramento, comunque l'accesso allo sport per i rifugiati e per i migrati? Allora, intanto questo convegno che abbiamo fatto sicuramente sposta più in là la palla. Abbiamo parlato molto di calcio sul tema soprattutto degli impedimenti normativi che, come ha ricordato anche Fiona May nel suo intervento, si intrecciano molto tra quello che è la normativa sul tema della cittadinanza in quanto tale, di diciamo che ogni Stato, ogni nazione ha nel livello europeo. Abbiamo un terreno di normativa che riguarda l'accessibilità allo sport che limita rispetto al tema dei minori, soprattutto rispetto al tema dei rifugiati, dei richiedenti asilo, la partecipazione alla pratica sportiva. C'è stato l'esempio, che è un esempio diciamo folgorante per certi versi, dell'esperienza di Liberi Nantes, che frequentano un campionato, ma comunque voglio dire con ottimi risultati, ma vengono considerati in quanto squadra composta da rifugiati comunque fuori classifica. Ecco, abbiamo preso oggi un impegno che ognuno di noi possa rimuovere ostacoli di questo tipo. Grazie mille. Un'ulteriore domanda, visto che ne approfittiamo anche della presenza della signora May, cosa chiede la WISP alla FIGC come provvedimenti, come azioni? Intanto di rendere più, come dire, più accessibile, soprattutto per quanto riguarda i minori, il terreno dei rifugiati, le normative sugli extracomunitari, pur rispettando e comprendendo che gli sport competitivi e gli sport agonistici hanno un loro obiettivo, un loro diciamo fine, che è quello appunto della prestazione, a differenza di quello che può essere diciamo la pratica sportiva o l'idea organizzativa dello sport della WISP. Quindi un impegno maggiore, perché non soltanto in sede italiana nel rapporto con Parlamento e Governo, ma anche nel rapporto con l'UEFA e con la FIFA, si possa sempre di più noi italiani dare un segnale chiaro per rimuovere le norme e gli ostacoli e dare segnali di convivenza civile, di integrazione interculturale e quindi anche, come dire, di possibilità di miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini, di tutte le persone. Grazie mille veramente. Mentre invece, grazie ancora per il tempo concesso, chiedo quali sono invece le predisposizioni che la FIGC ha intenzione di prendere nei prossimi mesi, come anche come obiettivi diciamo. No, obiettivi come ho già detto, cioè, stiamo seguendo un progetto che è iniziato proprio 2 anni fa, Rete, che usa proprio dare possibilità a questi rifugiati per giocare, anche fare un tournée proprio arrivati in finale. E poi io stiamo creando un altro progetto per i giovani, proprio le scuole di calcio, anche per educazione, perché questa nessuno ha detto qualcosa di educazione, perché giustamente questo razzismo viene da qualche parte, perché non è solo i rifugiati che vengono qui, è le persone che accolgono queste persone, poi non accolgono 100%, allora bisogna guardare anche parte, quell'altra parte, il lato, un po' di educazione, specialmente per i giovani. È una cosa molto complessa, devo dire. FIGC sta facendo tutti che possono fare, non è una cosa facile, perché è una cosa molto, un fenomeno grossissimo, più grande non solo in Italia ma in tutta Europa. Però stiamo facendo, io sto stampando anche come una bambina viziata, ho detto dobbiamo fare qualcosa. Allora piano piano stiamo facendo qualcosa, non è una cosa facile e ci vuole, non la staffetta, ci vuole una maratona, perché sarà una maratona, perché quando noi arriviamo, aggiungiamo un livello, dove continuare, non possiamo fermare solo un livello, dobbiamo continuare a lavorare, a migliorare, per eliminare completamente. Non sarà facile, però bisogna continuare, una continuazione, una maratona. Grazie mille veramente, grazie signor Manco, grazie mille signora May. Abbiamo il piacere di essere qui con Raffaella Chiodo, presidente della rete Fare. Ovviamente non cercherò di non prendere troppo tempo, in generale comunque un commento sull'evento di oggi, come è andata e sull'importanza di una manifestazione come questa, di un incontro come questo.
Ma l'importanza di questo evento sta nel fatto che per la prima volta da quando c'è esploso il fenomeno dell'arrivo di tanti rifugiati e richiedenti asilo in Europa e in Italia in modo particolare, come sappiamo, si è parlato nel merito di quali sono le regole che sarebbe necessario cambiare per adattare queste regole che regolano giustamente i campionati e le federazioni e lo sport in generale, per diciamo prendere atto e aprire le porte alla partecipazione di tante migliaia di persone, non solo di bambini, di minori non accompagnati, ma di donne e uomini rifugiati che attraverso il calcio in particolare, ma attraverso tutto lo sport in generale, potrebbero essere più facilmente accolti, più facilmente integrati e inclusi nelle nostre società. Good afternoon, we're here with Mr. Piera Power, who is the general director of the Association Football Against Racism in Europe. And we're here because we want to ask you some questions. The far first away. One, what? Far away. Yeah. Oh, yeah. The first one is, what's the role of your network and what are the next meetings, the next appointments? Well, essentially, we have a network of organizations in about 35 countries that are working to tackle discrimination in football, but also to use football as a means of education, of empowerment, of engagement. So football is a tool. And we have activities going on across Europe quite often. Mm-hmm. Our next big events will be some activities we're having at the FIFA Confederations Cup through match monitoring. And then we have activities over the summer where a lot of our partners are doing things in their communities, engagement. And then in October we have a very big period of action called the Football People Weeks, where we have up to about 1,000 activities in about 60 countries. Okay, thank you. We're gonna follow these appointments. And then what can football do in order to fight against racism at this time of our history? Well, I think that football firstly needs to make sure that it is clean, that it doesn't have issues of exclusion, discrimination, that is not part of the problem, that it is part of the solution. And through being the solution, then I think that can be manifested at all levels, from two kids kicking a ball around, interacting with each other, becoming friends, to professional football at the highest level, where we can see an example being set by some players, where we can see that we can use sport truly as a means of integration, of tackling social problems. Football can get places where many other initiatives simply can't go. Mm-hmm. Okay, thank you so much for your time, for your answers. And we hope we can see you very soon at another event like this one. Thank you. Thank you. Buongiorno a tutti, siamo ancora qui a Palazzo Chigi per il convegno sul calcio, lo sport e appunto l'inclusione per chi è meno, purtroppo meno fortunato di noi. E abbiamo qui il piacere di stare con Mauro Valeri, buongiorno, dell'UNAR, e abbiamo due domande per lei. Innanzitutto, qual è il ruolo dell'UNAR in un progetto come questo, in iniziative come queste? Allora, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, questa è la dicitura corretta di UNAR, si occupa di prevenire, monitorare e contrastare le discriminazioni a base etnico-razziale o per altre motivazioni. Quindi diciamo, l'interesse è quello che applicando questa nostra attività anche sullo sport cerchiamo in qualche modo di vedere attraverso il monitoraggio cosa sta succedendo nei campi di calcio oppure a livello istituzionale, quanto è permesso a noi ragazzi di intervenire, fare attività di sensibilizzazione, e l'altro è quello di, laddove c'è una discriminazione, intervenire per rimuovere quel tipo di discriminazione. Perfetto, mi sembra abbastanza chiaro. Mentre invece, secondo lei, o comunque secondo appunto la vostra associazione, che cos'è il razzismo oggi? È una domanda abbastanza complicata che però... Diciamo così, io sono un sociologo e uno psicoterapeuta, quindi do la mia interpretazione. Allora, bisogna stare attenti a utilizzare il termine razzismo per qualsiasi cosa. Il razzismo è un'ideologia
che si basa su alcune convenzioni, che le popolazioni sono distinte in razze, che c'è una razza superiore e che il meticciato è una degenerazione. Questo è il razzismo inteso in termini tradizionali. Quello che abbiamo a che fare oggi invece entra più nel concetto di discriminazione, cioè far sì che persone uguali vengano trattate in maniera diversa. Questa è la discriminazione. A volte c'è un pregiudizio razziale, cioè la gente è convinta che le persone che hanno ancora la pelle nero sono in qualche modo soggetti non umani in quanto noi, e questo è il motivo. Noi lottiamo soprattutto contro le discriminazioni. Questo perché? Perché quello che dimostrano i fatti è che molte volte le persone possono mettere in atto un comportamento discriminatorio anche se non sono razziste. Ci sono sicuramente le persone che hanno un'ideologia razzista e quelli si combatte in tanti altri modi. Quello che a noi interessa è che le persone che invece non sono convinti che ci sia una superiorità razziale nell'umanità, però poi rischiano di non capire che a volte fare dei gesti, impedire per esempio ai ragazzi che richiedono asilo di giocare, può essere una discriminazione. Questa è la cosa più importante in questo momento, è fare una riflessione anche molto pratica, cioè non utilizzare il termine razzismo, diciamo, in maniera eccessivamente vaga a caso, perché sennò poi quando c'è il vero razzismo la gente poi dice non lo riconosce più. Siamo molto attenti e dobbiamo abituarci invece a contrastare le discriminazioni, cioè sapere che esistono, se due persone sono uguali devono essere trattate in maniera uguale, se hanno delle diversità quella diversità deve essere riconosciuta. Non è un esercizio facile, perché noi, il nostro ufficio fa questo da anni ed è complicato, però quello che è importante è avere l'obiettivo finale che un po' tutti devono stare meglio, perché quello che siamo convinti è che quando c'è una società dove vige il razzismo o la discriminazione si sta tutti male, non è soltanto la vittima della discriminazione. Quindi per una società più, diciamo, dove tutti possono stare meglio, è bene che ci sia una maggiore attenzione a evitare che comportamenti o pregiudizi a carattere discriminatorio abbiano il sopravvento. Per ora è tutto, ringraziamo veramente tanto, è stato gentilissimo, alla prossima, grazie. Siamo qui per assistere a questo incontro dove varie personalità stanno discutendo sull'importanza dello sport e l'inclusione sociale. Abbiamo qui il piacere di stare con Kofi, un calciatore dei Liberi Nantes, e beh, che dire, già un nome... Ah, è calciatore, scusi. Beh, Liberi Nantes è sicuramente un movimento molto importante, famoso anche appunto a livello mediatico. In generale, comunque, come pensa lo sport, e in particolare il calcio, sono uno dei più seguiti, possa comunque migliorare comunque questa situazione a livello appunto di inclusione per tutte quelle persone che rischiano, percorrono tanti pericoli e riescono comunque ad arrivare qui? Lo sport può essere effettivamente un grande aiuto a livello di inclusione sociale? Io direi sì, perché lo dico per la mia propria esperienza, perché anche io all'inizio ero, come vedete, uno straniero, però una volta che vai lì, Liberi Nantes, è la possibilità, cioè, di lasciare almeno quella timidezza, capito? Di chiedere delle informazioni, di integrare soprattutto. E poi, tra l'altro, il calcio per noi, cioè, diciamo tutti noi ragazzi, anche le femmine, è importante. E poi la cosa importante è che questi qua, che fuggono dalla guerra, arrivano sul campo, almeno per un'ora, dimenticano tutto, le sofferenze. È come se, è come una psicologia invisibile. Quindi è una cosa bellissima. E credo che il calcio o lo sport è, cioè, la fondamenta dell'integrazione italiana. Per forza. Assolutamente sì. Quindi, per concludere questa piccola chiacchierata, vorrei invitarla a lanciare uno slogan a tutti quelli che guarderanno questo video, di praticare sport, ma soprattutto di fare il tifo anche un po' per il Liberi Nantes. Allora, io lancio questo appello a voi, ragazzi. Ovunque andate, se non vi fanno giocare, le porte di Liberi Nantes è aperta a tutti. Mi sembra abbastanza. Grazie mille per la possibilità e per ora è tutto.